Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi è un giorno particolare, infatti sto riscaricando per l'ennesima volta, tra l'altro, Fortnite. Questo perché ho sempre provato ogni tot di tempo a rigiocare questo gioco e vedere se mi poteva effettivamente piacere più di un tot di tempo. Il risultato è sempre stato molto negativo, per il semplice fatto che la parte di costruzione, diciamo così, che è abbastanza fondamentale nel gameplay di Fortnite, è sempre stata osticissima per me e credo anche per tantissimi altri. Ma oggi qualcosa potrebbe cambiare per sempre. Infatti sembra proprio che Epic abbia deciso, non è ancora super ufficiale ma altissimamente probabile, in ufficialità, che la modalità no build, quindi senza le costruzioni, quindi semplicemente dove la gente si spara e basta e usa insomma un po' tutte le caratteristiche che ogni volta vanno cambiando nel gioco a livello di movimenti, mezzi e quant'altro, ma non costruire, ecco, questa modalità sembra essere destinata a rimanere per sempre. In questo momento è disponibile. Non ci ho ancora giocato perché appunto lo sto ancora scaricando il gioco, sono a 2 giga su 28, ma sono molto curioso. L'avevano già fatto altre volte di mettere una modalità no build come evento e quelle poche volte che mi ero accorto di questa cosa e l'avevo riscaricato il gioco mi ero divertito perché assolutamente io sono incapace di costruire in quel gioco, ma il gioco in sé mi è sempre piaciuto perché è sempre molto vario, ben fatto, un buon netcode, divertente e colorato, insomma, Fortnite, non devo certo spiegarvi che cos'è, ok? Ma una no build mode permanente, che ovviamente sarà probabilmente separatissima dalla versione classica, secondo me potrebbe avere un successo clamoroso. Ho visto un po' in giro nella rete oggi e vedo che molti sono concordi, nel senso che ho visto che molti hanno fatto sondaggi e la maggior parte sono contenti, vorrebbero una versione permanente del no build. Ma è anche intuibile il perché. Vuoi perché sarebbe una cosa nuova per Fortnite, non per il genere dell'FPS o TPS, Battle Royale, quello che è in generale, perché la maggior parte dei giochi, anche se non tutti, non sono build mode, però per Fortnite sarebbe qualcosa di nuovo, ma in generale perché la maggior parte delle persone hanno i miei stessi problemi, quindi sono abituati a sparare, a mirare, ma non a costruire e fare entrambe le cose contemporaneamente. Tutta questa pappardella per dirvi che lo proverò, come detto appunto lo sto scaricando, ci farò qualche partita e magari nei prossimi giorni farò un altro video per dirvi un po' la mia opinione. E se dovesse rimanere in maniera permanente, secondo me potrebbe essere qualcosa di veramente interessante da giocare, oltre ai classici Battle Royale che ci sono in prima persona, in terza persona, come Apex, Warzone, eccetera eccetera. Però un Fortnite no build potrebbe essere qualcosa di veramente molto molto divertente e particolare. Ora, non so se qualcuno di voi, in particolare quelli iscritti a questo canale, siano interessati a questo argomento, forse no, però fatemi sapere se qualcuno con questo cambiamento potrebbe interessarsi a giocare per la prima volta o a riprovare Fortnite. Secondo me qualcuno c'è. Detto questo ragazzi, ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sempre sul gaming e come sempre vi auguro una buona giornata e un abbraccio e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!